Ora andiamo a Bra, capitale del Roero, primo appuntamento della stagione 2019-2020 con il Caffè Letterario, ospite Sonia De Castelli. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'Elmo. Ha cantato l'inno nazionale di fronte alla vastissima platea di pubblico riunito al Mondadori Bookstore di Bra. Sonia De Castelli ha chiuso la serata di giovedì scorso del Caffè Letterario dando vita ad una versione a cappella di Fratelli d'Italia da far tremare i polsi. Tanta gente in piedi anche al pian terreno, però è valsa la pena. La star musicale ha saputo creare un'atmosfera magica coinvolgendo i sentimenti di tutti. Più in forma che mai, più emozionante di sempre, Sonia De Castelli sa come prendere il suo pubblico e soprattutto sa come incantare una seconda stagione del Caffè Letterario che si apre letteralmente col botto. Sonia De Castelli canta l'inno nazionale e incanta il pubblico del Caffè Letterario. Che cosa ricorderai di questa esperienza braidese? Intanto la partecipazione del pubblico direi numerosissimo, quindi complimenti a te Silvia perché sei una padrona di casa, un'organizzatrice fantastica, grazie anche alla location che ci ospita. È un'idea fantastica, l'ha detto anche il sindaco, il Caffè Letterario, già il nome è interessante, prendere un caffè e un po' di cultura, ma cultura intesa nel senso di compagnia, di aggregazione, perché la cultura ha molte sfaccettature, non è soltanto leggere un libro, è sicuramente leggere un libro, però vuol dire anche confrontarsi, esperienze. Tu hai saputo creare un bellissimo connubio con un'introduzione che parlava di musica, con il mio personaggio che ha parlato di musica, ma anche un'interazione con il pubblico che ha parlato davvero di un'area di cultura che si è respirata per tutta la serie. Io ti faccio tanti complimenti e se potrò qualche terzo giovedì del mese parteciperò a sentire gli altri ospiti che inviterai, perché davvero è una famiglia favolosa. Viva il Caffè Letterario di Bra!